l'attacco da parte di Nise, ci si prende pochi di Gennaro, Voloce per il l'attacco di Hill, il muro è staccato, il punto per Dimoco numero 10. Mano sinistra staccata di Egono, no, non si ricorda l'aggressività, la voglia di entrare con quelle mani, un passo di rincorsa, mani staccate, tutta la sinistra, ed eccolo Kimry Hill con un passo di rincorsa, mani fuori, la gran campionessa. Eh sì, rosicchiato un punto. Time out, andiamo a vedere un po' i numeri, 21 punti per Samantha Fabris e 20 per Miriam Silla per quanto riguarda Conegliano, Novara i 28 di Paolo Egono e dietro di lei c'è Barce con 15, Paolo Egono veramente ad un passo dai 30 come al solito con due muri personali. Eccolo qua il presidente della Lega Femminile Mauro Fabris, la Ola sugli spalti per il forum di Verona, che ha risposto benissimo a questa Coppa Italia, a questo primo appuntamento 2019. Samantha Fabris, lei a servire sbagliando, brutto errore, perché insomma questi errori in questo momento non si dovrebbero fare. 12° punto però, Novara respira e va al servizio con Paolo Egono, 2 punti di vantaggio. Andrea, ottima scelta da parte di Barboleni ora di organizzare il doppio cambio, forse per adesso mette Visi l'opposta al posto di Letizia per cercare di alzare il muro sull'attacco di Kimry Hill. Paolo Egono le servire verso Voloce, l'attacco Pupici. Di difeso però da Francesca Piccinini, il fallo di Palleggio. Non ci credo ragazzi, non ci credo, un fallo di Palleggio nel momento più importante della partita su una difesa di Piccinini, pollici strabici, indici in conflitto, brutto errore. Chirichella giustamente abbassa lo sguardo alle scarpe. Allora, devi ritornare in concentrazione con Kimberly al servizio, un tecnica. Punto solo divide Conegliano da Novara e Novara avanti dopo il recupero nel quarto set, che di questa finale di Coppa Italia. Kimberley scende il pallone con Letizia Camera da aggiustare in base, l'attacco di Nizza, che c'è un grande attacco dell'Argentina, 13-11, adesso Novara di nuovo più 2, c'è un cambio con una Barce in camera, un punto importante perché Letizia riesce a tenere un bagger preciso, giocatrice esperta Nizetic, va a fare la manicure Robby de Cruyff. Eccola sulle mani, ed è un grande attacco questo, nonostante la buona battuta di Kimberly Hill. Vedremo ora proprio la risposta, e sarà una risposta determinata a portarsi a casa il punto. Guarda un po' Nizetic, forte forte su Miriam Silla, la serve Voloce, l'attacco di Miriam Silla che va, l'urlo di Miriam Silla su questo punto che è il 12° di questa. Ma ci vuole molto a mettere Paolo Egono lunga. Cosa fa Paolo Egono dietro per il pallonetto? Che sono già 2 punti che il muro sporca perfettamente. E Nizetic non può arrivare se non a spolverare dopo un tuffo le scarpe di Barboleni. Molto bene l'attacco. Avanti a Novara, insegue Conegliano in questo tie break. Samson, Letizia Camera, l'attacco di Barce tirato su però, Voloce per Miriam Silla, ancora l'attacco di Miriam Silla che è sfortunata perché c'è il muro, la palla le sbatte contro e questa giocata vale i 2 match point per la formazione dell'Igor Gorgonzola Novara. Letizia, Camera, precisa, muro digitalizzato, ben orientato, Silla passa la traiettoria però tocca con l'avambraccio, ma l'ha voluta cercare la palla, certo. Ma la palla era fuori, invece di scomparire, appiattirsi, la palla tocca Miriam Silla. Eccola qua Miriam Silla, il momento più difficile, 2 match point per Novara. Voloce, Miriam Silla risponde, la grande difesa da parte di Nizia, c'è pare con la palla del match. Occhi di Gennaro, ancora Voloce per Miriam Silla, l'attacco di Silla, è un pallonetto, Barce a proteggere, Letizia Camera a offrire questo pallone, Paolo Egono che tira forte e Coppa Italia. Novara vince la Coppa Italia per la seconda volta consecutiva con un grande attacco di Paolo Egono che mette giù un'infinità di punti, risponde a Dimoco che aveva fatto veramente 2 set sensazionali, veramente importanti. E beh, è una grande vittoria di Massimo Barboleni, sì, che vince la sua 8ª Coppa Italia, sì, e non è cosa da sì, poco. Sì, sì. Onore a Dimoco che rimane una grandissima squadra, bravo Santarelli che però va praticamente a
perdere la seconda Coppa Italia consecutiva. Guarda un po' come stanno ballando lì in mezzo. E te lo dico, è Massimo Barbolini che ha giocato le mosse giuste e ora si prende il giusto riconoscimento. Chiappati Barbolini, bloccalo subito. C'era Barbolini che esultava, eccolo là, Massimo subito. Barbolini, l'andiamo subito a sentire, eccolo. Tagli qua. La linea. Allora, Massimo Barbolini, insomma, una partita che è sudato, però ha avuto quella invenzione. Letizia Camera un po' ha risolto ha invertito il trend e poi tutta la squadra è salita. A seguire. Direi un capolavoro, le ragazze hanno fatto qualcosa di strepitoso, perché al di là dei cambi, non i cambi, era una situazione, la partita ormai aveva preso il giro un po' sbagliato, però abbiamo dimostrato di essere una squadra che ci si allena tutti insieme e che nei momenti difficili tutti riescono a dare un contributo, perché oggi non era facile, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, se non del mondo, e oggi via, un'altra coppettina l'abbiamo portata a casa. Senti, le due emozioni, che hai pensato quando Bissi ha sbagliato quel palleggio e poi Chirichella ha indovinato il muro su Tebrego? È vero, tante volte fai un cambio, alzano dall'altra parte, ce l'avrò, questo è il gioco, una volta va bene, una volta va male. Brava anche la ragazza a rischiare di palleggiare, è così. Poi Chirichella ha risolto, lì hai capito con quel non ho capito niente perché finché non la metti per terra la palla contro una squadra così puoi sempre perdere. Ripeto, una vittoria fantastica, si dice sempre la vittoria del gruppo bla bla bla, e stavolta è veramente stato così. Questo è un messaggio per il campionato, ora avete vinto la Coppa Italia, un messaggio a Conegliano, Novara.